Ci troviamo qui per vedere, parliamo un attimino molto velocemente, un'introduzione alla virtualizzazione con Proxmox. Io ho avuto modo di usarlo in maniera un po' soft in questo momento, anche sul lavoro, e alla fine vi dirò le mie conclusioni, è troppo presto in questo momento. Diciamo oggi cosa si usa principalmente? Si usano VMware, l'hypervisor di Microsoft, non so manco cos'è, Citrix, che era una cosa che ho usato un po' di anni fa, vabbè, la Red Hat Virtualization, KVM, che poi è anche in parte alla base di questo. Quello che cerchiamo di capire è un attimino un'alternativa. Famoso o meno, non lo so quanto lo sia, diciamo che le caratteristiche che presenta in termini di funzionalità sono molto interessanti. Poi, come al solito, noi che amiamo l'open source e open source, per me che sono un amante di Debian, è basato su Debian, quindi la cosa è alquanto interessante sotto quell'aspetto. E quindi ho deciso di provarla. La prima versione che ho provato era la 4 e è stato abbastanza interessante perché ho trovato un compromesso tra la parte GUI per la semplicità e la gestione e poi il fatto di avere un terminale, di poter fare tutto quello che si vuole dalla parte terminale. Permette veramente di superare alcune, diciamo così, secondo me, alcune messe a punto e alcune funzionalità che non sono presenti nella parte GUI. L'altra cosa che avevo notato all'epoca, ed ero partito, la primissima installazione che ho fatto, ho utilizzato una Debian pulita, pulita, minimale. E poi ho installato, come dal sito di Proxmox dava, aggiungere i vari apt, eccetera, e installare la Proxmox. Fondamentalmente è una cosa abbastanza semplice, sia uno oppure scaricarsi la ISO e partire con, diciamo così, con la parte già tutta configurata. Una delle differenze principali che ho notato è che la parte ISO Proxmox utilizza la parte più avanzata di Debian, a volte secondo me anche la testing, eccetera, l'ultimo kernel, le ultime versioni più aggiornate, driver non free, cioè quindi per i puristi diciamo che questo non è proprio il massimo della vita, ecco. Per chi invece ha a che fare con hardware diversi, secondo me aiuta un casino. E quindi questo è stato il primo step di quello che c'è. In linea di massima, che cosa fa? Se uno lo va a paragonare rispetto ad altri virtualizzatori, in termini generali le caratteristiche e le prestazioni sono quelle dei programmi tipo VMware, eccetera. Come vi ho detto prima, da un punto di vista di interfaccia, lato grafico, ci sono ancora cosettine da mettere a punto, però io vi parlo della versione 4, la 5 ho fatto adesso uno switch e non ho ancora visto tutte le cose, a parte alcuni cambiamenti grafici, alcune cosette, e stasera qui ho messo in piedi una piccola macchina con la versione 5, per cui magari mi troverò un attimino sfasato con i menu, con qualche cosa che ero abituato ad usare. Però fondamentalmente quello che fa è la parte KVM, quindi si può virtualizzare. È stata introdotta al posto di OpenBZ la parte Linux container per gestire proprio i container, vediamo dopo cosa sono. Ha la possibilità di fare una migrazione live, vi garantisco che è veramente fatta bene e lo fa veramente con delle prestazioni buone. Ha
ha la possibilità di gestire i cluster, backup, la parte bridge, supporta tutti i sistemi di storage, eccetera, perché poi in funzione di questo potete più o meno attivare certe funzioni, ad esempio di backup, è richiesto esclusivamente per poter fare i backup un dispositivo di storage esterno al nodo, mentre per fare gli snapshot no. Poi vediamo, ha delle funzioni di firewall che non ho mai neanche visto, avendo già un firewall esterno, e poi ha la parte di user management per diciamo così, l'accesso e la gestione delle macchine virtuali, ma è anche fatta molto bene. Nella versione 5 che ci ho dato un attimino un'occhiata, ma già dalla 4 erano interessanti le prestazioni. Poi qui ho riepilogato un attimino cosa vuol dire la differenza tra virtualizzazione vera e propria. Penso che lo sapete, lo dico proprio in maniera semplice semplice. Uno mette, praticamente ci si assegna una macchina con le sue risorse, le sue caratteristiche, eccetera. L'altra è come se fosse un ospite, detto proprio passatemi questa semplicità, in cui condivide con la parte host un substrato e poi posso assegnare alcune risorse, eccetera. Poi ho fatto una nota Windows, non può essere eseguito su OpenBZ proprio perché mi faceva piacere dirlo in modalità container, tanto per capirci. La funzionalità, una delle cose che ho trovato carina, che però in questo momento non uso, in attesa che arrivi la prossima macchina per poterlo mettere in piedi, è il discorso del cluster, in modo tale da avere o di avere due nodi separati oppure di farli lavorare uno con l'altro e a fronte di uno bilanciamento di carico oppure come macchina alternativa in caso di fault. Può fare questo che vi ho detto prima, in caso di manutenzione può fare uno spostamento al volo. Quando dico al volo, credetemi, è proprio al volo, cioè proprio è una cosa che esegue veramente con una velocità e fa proprio un dump di tutto, memoria, tutto. Cioè quello che state facendo a volte, se le macchine sono configurate bene, quasi non ve ne accorgete. Ho avuto modo di vederlo in funzione, una cosa del genere, poi al limite la simuliamo su questa stessa macchinina qua che abbiamo qua, nel fare uno snapshot vedete proprio la velocità che ci impiega, che è veramente proprio fantastica. Vabbè, poi potete gestire macchine virtuali, container, eccetera. E soprattutto, diciamo così, non c'è discontinuità nel servizio. Voi quasi potrebbero cambiare la macchina sotto il naso e voi non ve ne accorgereste lato utente. E quello che dicevo prima, l'altra cosa che avevo già accennato prima, è il discorso che in questo caso, per usare la migrazione, eccetera, devono risiedere, tutte le cose devono risiedere su un disco condiviso in modo tale da poter passare da una macchina all'altra senza problemi. In più, nel caso dei container, quello era riferito alle macchine virtuali. I container invece possono essere backuppati sulla macchina virtuale stessa. È anche lo concetto dello snapshot, quindi non richiede un hardware esterno. Sull'host intendo. Cioè, oppure per esempio farlo da una macchina all'altra, fondamentalmente. Esatto. Questo qui si parlava di dischi virtuali ospitati su un'asse. Ora, Possono essere N modi. il mio dubbio è questo: non conosco quant'era la larghezza, se ne presente la larghezza di banda del basso su cui è collegato un disco fisico rispetto a quello che può essere la banda della connessione. Non fa la connettività. E del genere, sono funzionali, si riesce o è solo una cosa che funziona tecnicamente ma poi è poco utilizzabile perché diventa lento? Allora. Se io metto l'immagine del disco su un NAS piuttosto che averla su un
poi sul disco locale è ovviamente più veloce, ma metterlo sul disco NAS rallenta tanto che tu sappia o... Allora, basta fare quattro conti. In funzione della controller o meno che utilizzi, in funzione delle prestazioni dei dischi, hai un certo transfer rate. Il massimo transfer rate che tu puoi avere è dato dalla velocità della LAN, supponendo che i dischi lato NAS siano superiori in termini di banda, cioè di banda. Se hai una LAN a 1 giga, il massimo è 1 giga. No, ok. Non so qual è il transfer rate su 6 gigabit al secondo. Ma quello su un NAS lo puoi sapere, perché se sono, per esempio, se sono SATA 2, SATA 3, cambia in funzione della velocità, fino a un massimo di 6 gigabps. Cioè, se tu avessi questo su un NAS, hai una LAN che in massimo è in grado di fare 1 giga, il tuo con le bottiglie è la LAN. No, ok, questo è chiaro, questo l'ho capito. No, ti chiedevo, ti è capitato di provare e hai visto se... No, perché non ho, perché non ho due macchine, come vi ho detto, non ho due macchine, quindi non ho dei test miei reali. Mi baso su alcune cose che ho visto e di altri che le hanno utilizzate queste funzioni. Io l'unica cosa che vi posso dire è questa, che vediamo adesso, il backup e il restore, diciamo così, tanto per farvi capire, la macchina che poi dopo ci colleghiamo in VPN, che vi faccio vedere proprio anche la struttura ad albero di come funziona, fa un backup di un server Windows, un'altra macchina Windows, una parte di sharing, file sharing su come container, parliamo in totale di circa 2 tera e mezzo di roba, la fa in 1 ora e mezza, via LAN, su un NAS che in termini prestazionali, credetemi, fa veramente cagare. Cioè, non è un NAS, è un NAS di recupero preso al volo e buttato lì, se non ricordo male, un 412 o un 420 della QNAP, con dei dischi SATA 3, per cui, cioè, queste sono le prestazioni anche nel termine nel fare i backup di una macchina virtuale. Partono tutte le sere a mezzanotte e per di solito verso l'1, 1:30 ha già finito tutto. Hai sempre un live backup? Live backup, sempre. Anche se sono macchine Windows non ho mai avuto nessun problema e mi è capitato anche di fare il restore online, live proprio, senza nessun problema. Fino ad ora non ho mai avuto la necessità di spegnerle, perché in effetti proprio crea un backup reale della macchina in quel momento. E questa è un'altra cosa, per esempio, vi dico questo perché, per esempio, molti usano, credo, VMware, la versione quella SXI, quella che cavolo è, che tutte queste funzioni, backup e snapshot, mi sembra che non siano comprese. Non lo so, non sono un esperto, per cui... Non ci sono pagamento delle funzionalità di backup, eccetera. Esatto. Anche la parte di cluster, eccetera, credo che sia esclusivamente... Allora, qui ce l'avete, torniamo al solito discorso, è tra virgolette gratuita quelle funzioni, quello che è a pagamento di sta società, che se non sbaglio è austriaca, però non sono al 100% sicuro di questa cosa, fa pagare praticamente solo per la parte aggiornamenti e il supporto fondamentalmente. Utilizzano una politica di gestione in funzione delle CPU che sono presenti sull'host, e quindi, cioè, se uno ha una o due CPU in un anno, credo che arrivi a 200 euro di costo per gli aggiornamenti e un minimo di supporto via email, eccetera. Poi dopo, al limite, alla fine ci sono tutti i link e voi potete divertire a vederli se la usate in ambito professionale, se la usate infatti io cosa ho fatto? Il primo periodo ce l'ho avuto e ce l'ho ancora, mi ero messo come target dicembre, come al solito poi si arriva in ritardo,
di partire da gennaio facendo la subscription del supporto e degli aggiornamenti, anche perché poi dopo vedremo che semplifica molto la vita nel passaggio degli upgrade da una versione all'altra, fondamentalmente. Io ricordo che l'ha fatto, ti ricordi che aveva il problema che passando dalla versione alla versione successiva 4.x si doveva brasare Non è tutto. vero, non è vero perché io l'ho fatto, io sono partito dalla 4.1 e sono arrivato all'ultima della 4.4 supportata, senza brasare niente, ma semplicemente giocando con i repository e seguendo alcune indicazioni dei forum di Proxmox, punto. Quindi c'era la possibilità Così comunque di come passare. posso dire che sono passato dalla 4.4 alla 5 senza problemi. Ce l'ho fatto su una macchina prima di andare in produzione, però apposta sono partito con l'ultima 4.4 che c'era, che se non ricordo male era la 4.4, e sono passato alla 5. C'è sempre il solito discorso che cioè è come se tu quando arrivi a una versione che aggiorni, il sistema è come se fosse frizzato. Se poi vuoi passare dalla 5.1 alla 5.2, devi fare un giochino di sbloccare alcune cosette, abilitare alcune proprio a manina da riga di comando, riesci a farlo, diciamo così, però ti porta via un po' più di tempo. Dall'altra parte lo abiliti, non hai un messaggio che ti ricorda ogni volta di fare sta cosa, anche lì c'è modo di toglierlo, però personalmente è un giusto promemoria, visto che lo sto utilizzando da quasi un anno in ambito professionale, giustamente ritengo che caso di pagarli, perché cavolo, a me mi ha risolto parecchi problemi. Queste sono alcune delle funzioni che fa. Vabbè, come vi ho detto prima, la parte di backup ha queste cose, tutte le cose, la versione 5 già dalla 4, a dire la verità, erano tutte accessibili via GUI, per cui anche chi non è particolarmente esperto riesce a gestire la situazione. Qui è per farvi capire di iniziare a provarla magari in ambito più amatoriale che professionale. Per cui la parte GUI potrebbe essere utile. La parte networking gestisce tutte le schede LAN, le potete mettere in bridge o meno, eccetera, collegate allo stesso switch, collegate a switch diversi, ci potete fare quel cavolo che vi pare. L'unica cosa che vi dico, che ho trovato leggermente strano per me è stato il fatto che avevo lasciato fuori l'interfaccia di rete. Quando poi ho deciso di reinserirla all'interno di un certo bridge, ho dovuto riavviare il nodo. Non so se poi, ripeto, è stato fatto un bel po' di tempo fa. Questa l'ho trovata un po' strana come cosa. Magari poi l'hanno risolto, ripeto, è in continua evoluzione, tante cose le stanno portando avanti. Secondo me nel giro di qualche anno veramente può essere un buon prodotto anche in ambito professionale. Gestisce tutta la parte aggregazioni. Divertitevi, ci sono le cose solite che in parte siete abituati a vedere. La parte storage possono essere memorizzate localmente, su NFS, SAN, SCSI, chi più ne ha più ne mette, le potete salvare dove volete. Ciao Gigi. Queste sono alcune delle tecnologie supportate. L'archiviazione locale che è obbligatoria. Gli SCSI, FC, NFS, ci potete buttare dove volete fondamentalmente le cose. La gestione una cosa che è interessante, che ho trovato carina, però ripeto, non avendo più nodi non ho potuto usarlo e non ho potuto verificarlo, però fondamentalmente il concetto è che io da un'unica interfaccia grafica posso gestire tutti i nodi, tutti i device di backup che ho, indipendentemente dal tipo, eccetera, da un'unica interfaccia, e quindi semplifica parecchio la cosa.
Ripeto, io l'ultima cosa che ho avuto virtualizzato è stata una cosa con VMware, credo che sia stata la versione 4 SXI, quel cavolo che era. Esatto, con il client solo su Windows, che è una cosa che mi faceva girare un casino le scatole, e poiché io poi dopo le cose le configuro, le setto, buonanotte, le dimentico e che vengono quasi cancellate dalla mia memoria fino a quando non c'è un problema. Per cui sono 5 anni, credo, quasi, che non ci metto le mani sulla macchina virtuale perché è configurata, basta. Arrivede, funziona sempre H24. Ho stoppato. La parte di interfaccia grafica. Lato gestione può essere utilizzata con VNC, ma potete collegare in SSH per la console. C'è tutta la parte di supporto delle chiavi di sicurezza. Vedete voi, cioè, veramente ci sono diverse funzioni. Con la gestione dei permessi, che poi è nella parte degli utenti, per poter dire una macchina virtuale sì, no, cosa ci puoi fare, se la puoi solo spegnere, la puoi solo aggiungere risorse, non toccarla, oppure vedere lo stato, ma non puoi farci nient'altro. Cioè, proprio c'è una buona, buona dose di. Configurabilità. Sì, direi proprio di sì. Questa è una tabella che ho schifosamente beccato da internet, delle comparazioni tra i vari sistemi di virtualizzazione. Guardatevela quando volete, la presentazione poi tanto sarà sul sito e ci potete fare quello che volete, la potete anche distruggere una volta che la siete scaricati, per cui. Come tutte le cose che faccio, ognuno si può fare quello che vuole. Allora, passiamo ai requisiti hardware. Dipende un attimino da cosa ci dovete fare, da cosa ci dovete virtualizzare. Questi sono dei requisiti presi proprio dal sito della Proxmox. Loro danno questo. Diciamo che già una bella macchinina del genere, parte la RAM. Dipende poi se utilizzate container o meno, perché se iniziate a virtualizzare, come è capitato a me, un server che mi hanno chiesto 32 giga di RAM, cioè capite che gli 8 fanno un po' a cazzotto. Però il gestionale è quella che comanda e apriamo le braccia e stiamo zitti. Questo è un po'. Io cerco di andare un attimino veloce sulla parte slide e poi ci concentriamo un po' più sulla parte. La migrazione non ne ho mai fatta e adesso ne farò una perché voglio togliere lo sfizio. Io ho un server FTP sulla famosa macchina, l'ultima che mi è rimasta da passare, e la voglio virtualizzare. Da VirtualBox è un comando, ve l'ho scritto, l'ho trovato girando tra i vari forum, mentre la parte migrazione da VMware, della virtualizzazione. Macchina virtuale da VMware, ad esempio ESX, è possibile e ci sono delle guide molto dettagliate su internet. Tutti dicono di seguirle fochescamente, di non saltare neanche un passaggio. Farò la stessa cosa e poi vi dirò. Esatto. No, da particolarmente. Sì, ma VirtualBox. anche VMware usa un formato che è simile Ma a. dipende da quale però. Secondo me dipende da quale versione di VMware. Presumo, perché in effetti ho visto una guida che mi sono messo come link da seguire per vedere. Probabilmente c'è qualche differenza. Se uno ha un vecchio VMware 3, 4, tipo la mia. Magari potrebbe non essere proprio perché c'è una procedura abbastanza lunga, una bella rottura di scatole farla. Poi vi ho messo link utili, diversi tipi, compreso questo qui,
tornato indietro. Questo qui dove ci sono delle dei container già pronti con, per esempio, non so se è a pagamento o meno, non ho guardato, non ho indagato molto, però per esempio se uno vuole un cloud già bello che è pronto, si tira giù sta cosa, lo installa ed ha già tutto pronto. C'è solo server web, c'è l'FTP, c'è di tutto. Onestamente però, ripeto, dipende un po'. Non lo so, non ho guardato, ho visto che c'era un riferimento a questo sito per tutta la parte container già scaricare con già preconfigurato tutto, per cui se qualcuno si vuole anche cimentare con, in maniera abbastanza semplice, a tirarsi giù container già configurati, perché ne so, faccio un esempio, per andare per crearsi un server web che magari può essere complicato per qualcuno, si può divertire. E in più tutta una serie di training, cioè di video per l'utilizzo di Proxmox, la parte doc, tutte le parti installative, eccetera. L'ultima cosa, per la parte di sviluppo è possibile utilizzare, poiché quando voi installate Proxmox il sistema è a riga di comando fondamentalmente. C'è la possibilità di installare l'ambiente grafico minimale basato su XFCE, che l'unica cosa che installa è la parte browser per avere un minimo di GUI e poter fare le cose da lì, oltre che da riga di comando. Solitamente su un server non si fa, però magari in ambito casalingo, per non avere un altro PC per installarsi e rompersi le scatole, può essere utile sta cosa. Un apt-get install XFCE, non mi ricordo quale versione, cioè c'è una parte proprio spicciola, e più il browser, punto. E potete usare la stessa macchina senza bisogno di collegarvi tramite un altro PC per la parte. Se avete delle domande sulla parte slide, bene, fatele, cercherò di rispondervi, se no passiamo alla parte pratica. Allora, per gestire la macchina via interfaccia grafica, oppure potete andarci via SSH se volete usare, ma visto che stasera è la parte più semplice, cioè giusto, la parte più semplice da gestire tramite GUI, vi dico, da riga di comando non mi sono trovato tanto male, perché poi c'è sono pochi comandi, tutta la parte principale inizia con PVE. Per cui dalla creazione, cancellazione, stoppare una macchina, ristartarla, anche i vari comandi di ridimensionamento dei dischi, veramente sono pochi e concentrati anche abbastanza bene. Si va in HTTPS sull'indirizzo IP ed è la porta 8006. Vabbè, io qui non ho creato utenti, cioè ci vado secco, tanto è un PC preso al volo e fatto il tutto. No, ho sbagliato, porca miseria. Linux var. Giusto. Vedete, questo qui è per dirvi che non avete fatto la sottoscrizione degli aggiornamenti, eccetera. E ve lo ricordo ogni volta. C'è un modo per toglierlo tramite un qualcosa che in JavaScript. C'è un file JavaScript, c'è una riga da commentare. Fondamentalmente, però, ripeto, io non l'ho mai tolto anche sulla mia macchina come promemoria, fondamentalmente. Questa è l'interfaccia che si presenta. Come vedete qua c'è la versione che è la 5.1.35 e quindi... passatemi che qualche cosa la guarderò, perché la 4 ce li aveva qua, c'è questi menu qua, erano messi qua e c'era qualcos'in altro di diverso, non ho ancora fatto tutte le varie considerazioni. Vedete, come quello che vi spiegavo prima, lui gestisce tutto da un'unica interfaccia, per cui ha la sua struttura data center all'interno del quale posso avere i nodi. Questo qui è il primo nodo, PVE01 è la macchina con cui abbiamo. Dopo che andiamo in VPN, ne
mio ufficio, vi faccio vedere che per esempio avremo anche la parte di storage esterna, di backup, dove vengono fatti i backup, eccetera. I menu sono contestuali a questo menu qui, è contestuale a dove mi sto muovendo, quindi ad ogni livello lui visualizza cosa posso fare. Questo è un container, le macchine virtuali sono fatte, c'è un altro simboletto, e di conseguenza poi ho la parte locale dei dischi locali della macchina e la parte LVM di solito, dove poi ci sono le varie macchine. Che poi potete anche andare a vederlo su ognuna, cioè, vedete qua ci sono due macchine che sono come delle immagini da 32, 8 giri, sono degli esperimenti che ho fatto. Qui invece facciamolo all'opposto. Qui invece è la parte, diciamo così, di storage dove lui memorizza quello che è lo snapshot in questo caso. Gli ho caricato due immagini ISO e un template di un container. E le immagini ISO vanno caricate dall'interfaccia grafica oppure sempre da riga di comando in un percorso ben preciso, però diciamo così, se io voglio la Debian 9, ho tirato giù quelle due, gliele ho buttate via tramite l'interfaccia grafica da qui. I container invece lì ce n'è una parte, quando create un nuovo container, ce n'è una parte che potete scaricare già dal sito, oppure potete comunque fare l'upload di un container prelevato da altri posti, eccetera. A me ha dato problemi di fare l'upload di una ISO, non so se era una limitazione perché abbiamo fatto tramite di HTTP o se era qualche impostazione, qualche limite impostato sul... Mai avuto problemi. L'immagine di un DVD da 4,7 mi crashava, iniziava a copiare e poi si schiantava, alla fine l'ho copiato con Io il l'SSD massimo che è stato che via console la SSD cosa non più c'era più grossa che ho fatto è stata fare l'immagine di Windows, del CD di Windows Server, credo 2012, che gliel'ho sbattuto su come ISO, non mi ricordo quanti erano, 2 giga e mezzo, eccetera, però nelle macchine ho provato e ne ho non mi ricordo mai neanche avuto l'ora che problemi faceva sotto per dire che quell'aspetto. secondo lui era troppa roba e non ce la faceva. Però alla fine, No, tu anche hai perché fatto lo non so come storage lo fa il e trasferimento, lui non onestamente, non ho indagato, però non mi ho sembra. fatto un po' di fatica solo a capire nel file system qual era la directory giusta dove dovevo buttare. Ma questa comunità storage è usata la disk drive del server o è usato qualcos'altro? No, allora, parliamo di qua o del mio ufficio? Cerchiamo di capirci. Cosa si fa? Allora, nel Sul mio ufficio non drive? avevo grossi problemi, ho usato lo storage del coso perché sul nodo c'ho qualcosa come, Nelle sono piante. 16 dischi da 4 tera l'uno, fai un po' dei conti, il RAID, Ma RAID direttamente sulla macchina, sì, dopo? Ok. Dopo sappiamo. escluso la parte di avvio del sistema operativo. Ma mi dico, supporto tranquillamente l'iSCSI o Tutto. Fusion? Ok, basta. La Grazie. parte della presentazione di tutti i formati Gliel'ho supportati. aggiornato e me l'ho fatto, Sì. grazie. No. Ah, ma tu intendevi quello. No, però diciamo così, puoi usare qualsiasi cosa. Sì. La differenza sostanziale è questa. I container li puoi gestire localmente anche. Le macchine virtuali no. Devi avere un dispositivo di storage esterno. È obbligatorio, cioè non te lo fa fare il backup, altrimenti. Cioè, uno snapshot lo puoi fare sulla macchina stessa. Il backup no. Il backup è un device esterno al nodo. Ne parli dopo o comunque del backup o è chiuso qua l'argomento? Cosa vuoi sapere? Visto che ci siamo, continuiamo. Hai fatto lo snapshot, l'hai salvato in locale, Certo. quindi giustamente poi dovresti mettere o un job tu da riga di comando per spostare il file con cron e tutto quanto o avevi gli automatismi già, la prossima sarà un'interfaccia grafica. Fare che cosa?
quel file lì voglio salvarlo sul NAS esterno. Ma se io un NAS ce l'ho già nelle risorse e faccio direttamente il salvataggio sul NAS, posso farlo? Sì, va bene. Tu ti sei perso la presentazione, in realtà tu gli puoi dare qualsiasi supporto, NAS, NFS, Samba, qualsiasi protocollo che qualsiasi realtà. No, quello che intendevo farti capire, a parte il fatto di, del supporto, eccetera, di che tipo di dispositivi sono supportati, è il backup. Fondamentalmente hai bisogno di un device esterno per farlo, ok? Lo snapshot, se tu hai un device esterno disponibile, lo fai già direttamente lì. Poi al limite lo puoi fare. Automatismi di questo tipo, onestamente, non ci ho indagato più di tanto. Lo snapshot di per sé, come l'ho sempre usato io, non è un backup vero e proprio. No, ma lo snapshot, per esempio, io in questo caso l'ho usato per un semplice motivo. Cosa ho fatto? Quasi appena finito di installare la macchina, ho fatto lo snapshot. Poi gli ho fatto un aggiornamento di Debian qua, che fondamentalmente è una macchina Debian. Ho fatto l'APT, l'update, l'upgrade e buonanotte. Era per farvi poi vedere cosa si poteva fare, che tornavo indietro, rifacevo l'aggiornamento e lo rifacevo, cioè proprio per fare una cosa semplice semplice. Ok, fondamentalmente il concetto è questo. Quindi è in quest'ottica che devi tener conto che primo, per fare un backup devi avere un dispositivo esterno. Il backup lo fa come job di backup. Come job di backup che viene definito a questo livello qui, dove tu gli dici che cosa vuoi salvare, quali nodi, se sono tutti i nodi, quello che vuoi salvare. In questo caso ce l'abbiamo solo locale. Quali giorni della settimana puoi farli, se selezioni i giorni che vuoi fare, data, l'ora di inizio, ti invia una mail, sempre il tipo di compressione, la modalità che puoi fare, se vuoi fermare la macchina in sospensione, live, quel cavolo che ti pare, quali macchine includere o meno, abilitare o meno sto job. No, no, spara. Quando poi lo ripristino l'intera macchina virtuale, posso anche ripristinare un singolo file, per dire, tipo io un file server sopra. A me interessa ripristinare solo alcuni file, cosa faccio? Ripristino la macchina, file. Bella domanda questa, non ci sono ancora arrivato. Io ho sempre ripristinato, fondamentalmente perché ho avuto solo una volta il problema con che si erano scassati n file di Windows. Per quanto io proprio quasi senza che loro mi hanno detto abbiamo dei problemi, sì ok li avete cancellato, non guardo neanche se recuperarli, non frega, fermatevi due secondi solo, tum, 5 minuti, ho rimesso tutto come era la sera prima. Ok, ma nel senso che avete tutto sulla macchina e spento l'altra? No, preso i file e rimesso dove erano, esattamente prendo sulla macchina disconnesso da me. Ma il backup e il restore puoi fare live completo, però in questo caso completo, okay. D'accordo. Cioè per esempio, allora facciamo così, non ho visto neanche, già di backup non ho visto neanche, sembra che sulle macchine virtuali lui salva un'immagine del disco e quindi non puoi ripristinare il singolo file, no, mentre questo, sul container è un file tar che puoi andare tar, secondo me lì se tu apri il file tar dal tipo anche il singolo file. Sì, ma allora se non hai macchine che hai bisogno di avere Windows fondamentalmente, perché il casino è tutto lì, tutto il resto oggi come oggi secondo me la logica che ti porta a utilizzare è tutto quello dei container. Ha delle extension da installare tipo, non so, VirtualBox, veramente VirtualBox, VMware, secondo la TubeSphere, la TSXi, una macchina virtuale, poi installi quelle compatibili di estensione. In modo poi di avere un controllo completo sulla macchina, tipo allora, per fare l'index del file system, per controllare un po' di cose. Io non ne ho avuto la necessità, ripeto, in ambito quel po' di ambito professionale, la premessa che ho fatto all'inizio è stata proprio quella. Sono che sul container, quanto pare più sul container che sulle macchine attuali. No, no, perché per esempio, aspetta, facciamo una cosa, ma allora. Macchine Windows, fare
ho dovuto installare, cioè ci sono dei driver su tutti gli skin. Sì. Il driver IDE è un driver che era fornito tramite deriva da una Red Hat, qualcosa del genere, una Red Hat. È un driver IDE generico che fa sì che la tua macchina virtuale non crashi perché riconosce il controller IDE. Creato diciamo così dalla provider, perché c'è qualcuno che ha messo che direttamente dentro. Sì, però spesso e volentieri se poi il controller virtuale virtualizzato non viene riconosciuto, appena di Windows chiamata blu. Sì, quindi sì. Per vedere questa cosa qui le macchine non sono fatte, l'ho messo su questo video generico, buttata sotto, partita senza problemi. Per te, Giuseppe, che sei arrivato dopo, il concetto fondamentalmente è questo. È un buon modo di partire, secondo me è una buona cosa, un bel sistema che sta crescendo e va bene per le aziende piccole. Secondo me in questo momento, mia opinione personale, la collocazione è esattamente lì. Quindi dici senza zinco cluster? Ma anche con i cluster, secondo me, anche questo te lo dico, appena come ho detto prima, voglio fare l'ultimo esperimento di convertire una macchina VMware per portarla qua diretta e vedere che è un server FTP fondamentalmente e provare a giocare, a vedere se lo fa regolarmente, dopodiché quella macchina lì la braso e la faccio diventare un nodo di questo. Okay. E quindi giocherò un cluster. Per Proxmox, abbiamo messo su VirtualBox per vedere come andava. Abbiamo messo su Proxmox su VirtualBox per vedere come era l'installer, come funzionava tutto quanto. Non ho un PC fisso di provarlo. E ho visto che nello sui forum, sulla parte VMware, dicevano che la conversione, non ho ben capito come era. No, allora la conversione della macchina. Diciamo di usare Clonezilla? No. Allora, la conversione. E l'immagine che ti faceva era tranquillamente importabile da Proxmox. Può essere. Io ho trovato. Però ti ripeto, secondo me bisogna vedere quale versione di VMware, a quale versione di Proxmox si riferisce, perché fino a un certo punto era KVM standard nel caso di macchine virtuali e non è cambiato molto quella parte lì. Secondo me. Io tutti quelli che ho letto, pochi che ho letto di discussioni del genere, tutti davano una procedura, una rottura di scatole di comandi da dare, un po' lunghetta, e tutti dicevano seguite fogescamente le cose, anche se sembra che non servono a niente, però seguite. Ti ripeto, sceglierò una che aprirò magari una discussione su una mia macchina virtuale di un certo tipo e chiederò a qualcuno che ne capisce di VMware più che altro, che magari può darmi qualche consiglio in più. E quindi appena avrò un nodo poi ti dico come si comporta, se è facile gestirlo, come inserirlo, come fargli fare che cosa, eccetera. Perché tanto avendolo ce l'ho, dopo ci gioco fondamentalmente. Io mi sono limitato fondamentalmente, come dicevo prima, a fare due cose semplici. Uno per il gestionale, che è quella che non tocco mai, infatti anche quella in termini di aggiornamenti non è cioè si muove molto molto lentamente, esclusi alcuni aggiornamenti di sicurezza, ma proprio che li faccio sistematicamente, glieli faccio partire. Sì, comunque c'è qualcosa con Cron, eccetera. Di sicurezza base Linux, giusto? Sì, cioè tu quando sei qua sul nodo, sì. C'è la parte update, che se tu fai il decimo non, mi sa che non ce ne sono, poi lui alla fine di questa fase qui lui fa l'update, alla fine vi darà un errore perché non c'è la famosa esattamente. Allora, quello che vi posso dire per Windows è questo: se doveste mai avere la necessità di installare Windows, utilizzate Spice come scheda grafica. Quindi ci sono dei driver apposta da scaricare,
Anche lì, seguendo la guida, potete farlo molto semplicemente, però utilizzate Spice anziché VNC perché da Windows, se usate Windows per gestire sta roba qua, fa proprio schifo usare VNC, il mouse va per i cazzi suoi Ma rispetto lo a so, dove perché dovrebbe. stai forzando un protocollo solo. Cioè, perlomeno quello che ho io, poi ripeto, magari hanno fatto. Io le macchine le tocco sempre il meno possibile, come ho detto prima, per cui. Non è nient'altro che un client di virtualizzazione, cioè VirtManager, ce l'hai presente? E questo qui non è nient'altro che è l'equivalente di un VNC, tra virgolette, che si collega a un virtualizzatore. Ce ne sono diversi. Secondo me sì, non ho dati comparativi in merito, però ti ripeto, secondo me, ma molto di più. Ah, la wiki ultimamente è fatta anche abbastanza bene. E poi c'è il forum, veramente lì c'è un po' di tutto. L'altra cosa che ho visto è questa documentazione online che nella versione 4 non c'era, per cui vi potete divertire a tirare giù tutto quello che serve. Cioè, tutto, c'avete tutto. Questo è, per esempio, questo è per la parte riga di comando che potete divertire, cioè ce n'è di tutto. Sì, Quindi è non locale. serve che No. l'host Assolutamente no, credo che sia della versione 5 sta cosa qua, mi sembra che sulla 4 non c'era, o se c'era non l'ho visto, dormivo. No, ho capito, non c'era, mi sembra, sto bottone qua, mi sembra. Cioè un po' questo è il tutto, ripeto, poi secondo me se ci giocate un po'. Vi divertite, qualcosa potete farlo. Fondamentalmente, l'ultima cosa che voglio dire è la mia impressione dopo un anno. Fondamentalmente, quello che voglio dire è questo. Allora, come ho già detto all'inizio, lo ritengo molto valido fino a un certo tipo di categoria di aziende, tipo la mia va benissimo, fa il suo lavoro attivando anche gli aggiornamenti e tutto a un costo molto molto ragionevole, adeguato a quello che ci possiamo permettere noi, è veramente un buon prodotto. La cosa che ho trovato più irritante, che mi ha fatto girare tanto le scatole quando sono partito la prima volta, è stato il fatto che quando acquisti una macchina server di un certo tipo, l'hardware come parte Debian, nonostante loro hanno fatto degli sforzi enormi per supportare veramente schede di rete, non ho mai avuto problemi, eccetera. Dove ho avuto problemi? Su due cose fondamentalmente, che sono state queste. La controller ride, ho dovuto rinunciare al supporto di gestione via Lio del server. Lilo, scusa Lilo, ho pensato a lui, mi è venuto in mente. In quanto. E l'altra cosa per cui faccio pochi aggiornamenti è perché, avendo trovato i driver per la controller che gira per un certo kernel, non c'ho voglia ogni volta di rompermi le scatole o a ricompilare o ci sono casini, eccetera. Se becchi sorgenti e basta, sì. E il fatto che alla fine potevo avere, cioè tutti i driver fondamentalmente sono RATO RPM o SUSE. Come avete visto, io per Debian ho una specie di, per me lato server non ce n'è, lato desktop possiamo discuterne quanto volete, ma lato server non ce n'è. In questo caso qua non lo so, cioè, mi ha lasciato un po' perplesso per il supporto dell'hardware di un certo tipo.
No, ma allora l'ho sempre saputo. Però fondamentalmente, essendo una cosa anche un po' più dinamica in termini di aggiornamenti, eccetera, mi sono posto la domanda che mi ha lasciato un po' perplesso, è quello del fatto che dopo, è vero, tu puoi gestirlo cioè, da console, puoi installare le cose, però quando già il produttore dell'hardware non ti dà neanche un cavolo di supporto lato Debian, cioè... Onestamente, a 20 anni, a 30 anni non me ne fregava un cacchio di mettermi lì e smanettare, cioè, ultimamente non c'ho più voglia, non c'ho più voglia di dovermi ogni volta rimettere lì a guardare il perché, per come. Cioè, stiamo parlando di una macchina di produzione di una piccola azienda e io non c'ho proprio voglia di rompermi le scatole dietro a sta cosa. T'ha scelta, diciamo così. Mi ha lasciato un po' così e quindi rispondo anche in parte, completo la risposta del perché non aggiorno. Anche perché io dall'altra parte, per esempio dove ho la versione 4 di Proxmox, ho tutti i miei bravi scrittini, le mie email, ogni giornaliere che mi dicono lo stato dei dischi, lo stato della controller, lo stato della macchina. Ma cos'è, ad esempio, compatibile con qualche sistema di monitoring? Tipo supporto SNMP, ad esempio, se compito un'azienda o strumenti di connaggio, insomma. Certo, se ti metti, il problema è avere tutto il supporto dei driver, però se la tua, per esempio la tua controller non ha i driver per Debian, Non posso avere quella. ci sono dei bravi ragazzi che per fortuna hanno deciso di sviluppare delle cose, però non è. Io quando l'ho fatto la prima volta ho preso la parte, ho detto ok, installo CentOS, parto con quello, voglio solo vedere almeno cosa mi danno a disposizione. Nella gestione Lilo, nella gestione della controller, eccetera. Cioè, lì veramente, dopo un quarto d'ora io avevo finito di configurare tutto. Poi magari non sono capace io, però ci ho impiegato un giorno per far andare tutto a cercare, a sbattermi. E se mi cambia la versione del kernel ogni volta mi devono mettere lì in discussione? Eh no, è una macchina di lavoro, Cioè, sta scelta qua. Allora, non so a chi attribuirla, io potrei dire, cazzo, i produttori di hardware però potrebbero darmi, ma i produttori di hardware, da che io vedo da N anni, il supporto è RPM, bello tranquillo. Poi c'è da discutere anche lì, perché magari sono fermi anche loro a kernel vecchi come il cucù. Per un sistema di virtualizzazione... Come base non avrei proprio scelto questo, oggettivamente. È l'unico neo che gli ho trovato fondamentalmente. No, che, vero, ma infatti è per quello che ti sto dicendo, è per quello che io dico, ripeto, è molto discutibile la cosa. Il target è quello di low, punto. Perché quando inizi a mettere macchine di un certo tipo, o sono strausate, ma eccetera, è vero, ci sono delle cose alternative, però ti devi sbattere. Cioè, quindi è più, dice, è una domanda che mi sto facendo, se è stato per il tipo di sistema nel lungo periodo a cui vuole arrivare, a me duole dirlo, ma proprio mi fa male, perché, ripeto, cioè, per me quando si parla di server, Debian non si discute neanche, cioè, nella mia testa ho cominciato così e non me lo toglierà mai nessuno. In questo caso qualche domanda me la pongo, ecco, da parte di chi ha deciso di pacchettizzare questa soluzione. Però è un pur parler. Posso anche dare stagioni.
non è, ma c'è un'alternativa che dire server con queste applicazioni. No, il mio obiettivo è ben altro. No, è vero, però se io devo ogni volta sbattermi a capire perché aggiorno il kernel e devo reinstallarmi i driver e vedere che funziona della controller per sapere lo stato dei dischi, per sapere tutta una serie di cose, cioè la tengo così com'è e chi la tocca? Io spero che l'ho fatto, più che altro era per partire a darvi degli spunti, era per farvi vedere che anche graficamente, cioè per chi non è molto esperto e non si vuole cimentare da console, cosa che facevo io un po' di anni fa col mio serverino di casa, si può divertire, c'è questo. Poi ripeto, divertitevi, giocateci, secondo me è una cosa interessante. Dovremmo metterlo questo Proxbox in una macchina virtuale di Proxbox. Vabbè, quindi spero che vi sia. Di dentro ci facciamo dentro la macchina virtuale di Proxbox, ci mette dentro Proxbox. Sì, va bene. No, che fa, che fa, che va bene. Ciao, buona serata. Yeah.